Coppa Italia di A1 femminile questa sera qui a San Martino di Lupari. Speriamo che torni anche in Serie A sia maschile che femminile. L'uno contro uno, intanto sventolaite dall'altra parte. Roma subito in transizione con Calù fino in fondo ad appoggiare altri due punti. Rimbalzista del campionato, ha quasi 13 rimbalzi di media. Qua palleggia sul piede di Romeo, non travedono l'infrazione e va a appoggiare i primi due punti, ma sbaglia un'altra conclusione vicinissimo. Dall'altra parte Roma prende il primo tiro buono che gli concede la difesa. Roma che va molto forte anche lei a rimbalzo, dentro per ancora sventolaite. 1,95 m con quelle braccia infinite, assolutamente arriva dove nessun altro può arrivare, che dà sempre una grossa mano. Subito per Dalì che si prende palleggio, arresto e tiro in transizione. Solo 10 per l'attacco di Roma, dentro la palla per sventolaite, non ruota solo. Kostowicz che torna da Dalì, però c'è la pressione difensiva, il raddoppio e la palla persa per San Martino e subito Roma dall'altra parte con sventolaite. A 5 il punteggio dopo un mini break di 5-0 di San Martino. Ancora intanto Dalì da 3 punti, lato ancora per Romeo, dentro per Dongue che si appoggia di tabellone. Le percentuali si fanno sempre più gravi per San Martino di Lupari, però sicuramente non potranno tenere. La palla per Sole, 7 secondi da giocare, sei sola ad andare fino in fondo. Un paio di canestri aiutano anche la difesa qui, bravissima a spingere la transizione. Palla nell'angolo, dentro, però si perdono malamente. Palla Natali, da subito per Romeo, ma le scippa la palla Conte che può andare fino in fondo. Fuori la palla per Romeo che sbaglia a conclusione, rimbalzo lungo per Dalì che va dentro per Turcinovic che realizza. Turcinovic che la manda lungo la linea di fondo, poi penetra e scarica per il tiro da 3 punti di Natali. La palla per Calù nell'angolo, poi per il tiro da 2 punti di Zucor. Taylor Soul con 9 punti di cui 5 ai tiri liberi, che se ne è guadagnato tantissimo. E Turcinovic, Calù col palleggio vivo parte centralmente, si vedranno qualche canestro in più, si vedrà in questi secondi quarti qui. Bravissima Kostowicz col picarone in transizione, la palla per Soul che ha tutto il tempo per prendere la mira. Palla arriva a Romeo, Romeo che trova Gigli nel taglio dentro, palla in lunetta dentro ancora per Kostowicz contro Gigli, ancora dentro la palla per sventolaite, arriva, non arriva al raddoppio. Il quarto fallo ora di sventolaite è proprio prematuro, c'è ancora tantissimo da giocare, ma Romeo sfruttato da Cupido che va fino in fondo di mano sinistra, parzialmente stoppata da Sol, però Dongue a rimbalzo, l'extra pass per il tiro a 3 punti di Romeo, costruito bene ma sbagliato da Roma, però rimbalzo offensivo, uno scarico difficile, branca la palla Sol che ancora prende il tiro e realizza l'uno contro uno, lo step back, il tiro a 3 punti di Romeo stortissimo, nessuno a rimbalzo, taglia fuori San Martino e lascia 2 punti facili alla lunga. Qui ancora Sol in uno contro uno e arriva il blocco di Sol, ancora Conte dentro per Sole e altri 2 punti. Palla per terra, l'uno contro uno, le finte, poi lo scarico fuori per Russo che prende il tiro a 3 punti da Scarsi che va dentro da Gigli che gioca l'uno contro uno, da giocare ancora dentro la palla per Kostowicz sui cambi difensivi, il reverse di Kostowicz, può distendersi dall'altra parte Roma col tiro da 3 punti di Zucor a bersaglio, ha avuto tantissimo nel terzo quarto gioco, qui taglio sotto canestro e ricezione di Turcinovic che scarica, poi la palla torna in angolo, si prende un tiro da 3 punti, ancora Zucor per lei da 2 punti e 2 su 5 da 3 finora qui fino in fondo. Dalì è già dall'altra parte, l'hesitation, l'uno contro uno di Dalì, lo scarico per Arado a puntare in uno contro uno e a battere subito, la rimessa veloce da parte di Roma, dentro la palla per Dongue, quanta fatica in attacco Dongue intanto a girare attorno a Sole, a realizzare col palleggio vivo lungo la linea di fondo, lo scarico fuori per Turcinovic che si alza da 3 punti e torna in angolo, fuori ancora per Turcinovic che si alza un'altra volta da 3 punti. La palla in lunetta per Gigli, l'uno contro uno di Gigli che segna, subisce il fallo. Ancora Dalì col palleggio vivo, deve forzare lo scadere di 24 e trova una tripla. Prova la terza, sbaglia questa volta, ma Dalì, la più piccola in campo, a recuperare un altro rimbalzo offensivo. Di nuovo per Turcinovic che scarica all'ultimo secondo per Arado. -1 a Lama.
Cupido in uno contro uno fino in fondo a bruciare Soul, raddoppiata dalla difesa, dentro la palla bellissima di Dalì per Arado, ultimi possessi della partita. Dalì col palleggio vivo gira attorno a Sventura Hit, va fino in fondo, viene stoppata parzialmente, arriva Soul che viene stoppata e commette infrazione di passi, e allora finisce così a San Martino di Luperi il primo turno di Coppa Italia con la vittoria dell'Oxygen Roma Basket contro la Lama San Martino di Luperi.